Un momento per ritrovarsi, per condividere obiettivi, conoscere il percorso di crescita dell'istituto di credito, le prospettive future e le numerose azioni sociali che contraddistinguono la BCC di Castiglione, Messer Raimondo e Pianella. Un appuntamento ormai giunto alla 16ª edizione per i 5.036 soci che si sono ritrovati presso il Paladin Martin di Monte Silvano per il consueto brindisi di fine anno. Durante la cena, gli amministratori hanno ricordato i numeri dell'istituto di credito, che mantiene il suo stato di crescita nonostante i 61 anni di storia. Il tutto confermato pochi giorni fa dall'autorevole quotidiano economico Milano Finanza, che ha messo al primo posto tra le BCC abruzzesi proprio la banca presieduta da Alfredo Savini. Un anno questo caratterizzato da sviluppi importanti per quanto riguarda il credito cooperativo, dovuti alla riforma del movimento che ha portato all'individuazione di un capogruppo, l'ICREA di Roma. Un percorso che il prossimo anno vivrà ulteriori passaggi, ma grazie ai numeri che la banca riesce ad esprimere non verrà intaccata nella propria autonomia. Con questa riforma il credito cooperativo sarà il terzo gruppo bancario italiano che potrà contare su 20 miliardi, così da dare più tranquillità alla clientela. E per questo la banca ha deciso di portare avanti, già dal mese di novembre, un discorso per dare vita al gruppo Giovani Soci, che saranno il futuro dell'istituto di credito. Da pochi giorni è uscito l'articolo su Milano Finanza che fa la classifica delle migliori banche italiane e devo dire che è una soddisfazione immensa vedere la BCC di Castiglione ancora prima banca del territorio in Abruzzo. Questo dimostra l'attaccamento dei soci, anche l'impegno dei dipendenti, la lungimiranza del consiglio di amministrazione. Essere banca che oramai si è consolidata nel territorio, nella comunità, è qualcosa di importante e che dà tanta soddisfazione. Stiamo facendo anche un percorso con i giovani soci. Già hanno partecipato ad un incontro a Pestum e hanno fatto un altro incontro presso la nostra sede di Castiglione. Bisogna sapere che ogni azienda ha necessità del cambio generazionale e il mondo è in mano ai giovani, quindi noi vogliamo che si preparino per poter trasferire tutto quello che c'è stata, che c'è nelle nostre BCC, trasferirle al futuro. Entro il 2018 si completerà questa riforma, sarà fortificare il credito cooperativo. Il credito cooperativo sono le uniche banche che non si sono mai rivolte al governo, alle società per poter compensare gli errori delle banche interne, cioè le nostre banche sono state salvate sempre dal nostro movimento. Noi abbiamo contribuito a far fronte alle banche in difficoltà, ma tutte le problematiche del credito cooperativo sono state risolte nel nostro interno. Quindi con la riforma diventeremo ancora più forti, riusciremo a fare meglio banca e quelle cose che noi erano più complesse perché fatte dalla capogruppo verranno fatte meglio. La fusione con la BCC di Teramo è stata importante, abbiamo allargato la nostra competenza. Quest'anno, dopo gli eventi che si sono avuti, si è sentita la necessità di fare un dono alla comunità di Teramo, è stata data uno spazzaneve e una turbina spazzaneve alla provincia di Teramo. È stato un impegno grosso per la BCC di Castiglione, ma ne ha sentito la necessità. Ma il 2017 verrà ricordato come un anno difficilissimo per l'Abruzzo sotto ogni punto di vista, ma il credito cooperativo, sempre fedele alle vicende del territorio e sempre in linea con i principi che lo ispirano, ha deciso con uno sforzo economico senza precedenti di donare una turbina alla provincia di Teramo e di sostenere economicamente le famiglie coinvolte nel crollo dell'hotel Rigopiano. Uno sforzo reso possibile grazie ad una solidità indiscussa,
con un patrimonio complessivo di 67 milioni di euro e 33 milioni di patrimonio libero, un indice patrimoniale pari al 18%, più alto della media di sistema e più alto del requisito minimo del 9,95%. Tra gli ospiti della serata della BCC di Castiglione Messeremondo e Pianella, oltre ad amministratori del mondo politico e finanziario, anche volontari della Caritas diocesana che hanno accompagnato 100 persone che si avvalgono dei servizi di questa importantissima realtà, così da poter vivere una serata all'insegna della serenità e della condivisione. Milano Finanza la settimana scorsa ha pubblicato una classifica delle banche, una classifica annuale, nella quale la Banca di Credito Cooperativo è stata classificata prima banca locale della Regione Abruzzo. È un risultato che ci riempie d'orgoglio, un risultato che arriva dopo un anno ancora difficile sia per la situazione economica, ma un anno che è stato importante per la Banca di Credito Cooperativo che aveva realizzato l'operazione di incorporazione nel 2016 della BCC di Teramo, che si era trovata in situazioni di difficoltà, ma a distanza di un anno, a distanza di tutte queste situazioni straordinarie, devo dire che i numeri della Banca di Credito Cooperativo continuano a essere numeri di una banca virtuosa e solida, una banca che raggiunge 67 milioni di patrimonio, di cui ben 33 di patrimonio libero, per cui è una banca che ha ancora una grande forza e soprattutto ancora tanta solidità da poter mettere a favore del territorio in un'ulteriore crescita. È una banca che consegue 2 milioni di utili, 2 milioni di utili netti, dopo aver destinato ulteriori accantonamenti a copertura dei crediti anomali, non perché siano particolarmente ricchi di rischio, ma perché la Banca di Credito Cooperativo intende nella sua attività procedere sempre con estrema prudenza. La Banca di Credito Cooperativo di Castiglione chiuderà l'esercizio 2017 con gli indicatori di rischio che restano alla metà della media di sistema, con un indicatore di sofferenze nette al di sotto del 4%. Io penso che questo sia motivo di tranquillità e di sicurezza per tutti. Proprio perché una banca solida e virtuosa ha potuto affrontare anche iniziative particolarmente impegnative quest'anno, oltre alle normali iniziative che la banca ha sempre rivolto al territorio, visto che noi siamo una banca del territorio, espressione del territorio, è sempre particolarmente sensibile alle esigenze del territorio. Normalmente 450.000 euro l'anno sono destinati a iniziative sociali, iniziative culturali, iniziative ricreative. Non dimentichiamo, nel tempo abbiamo erogato e continuiamo a fornire defibrillatori a scuole e comuni, abbiamo distribuito social card per le famiglie in difficoltà. A tutto questo quest'anno si è aggiunta, vista la particolare situazione che ha vissuto l'Abruzzo, si è aggiunta la donazione di una turbina di 200 cavalli, una turbina spazzaneve alla provincia di Teramo che è stata particolarmente colpita nell'inverno scorso. Ma ancora di più, quest'anno abbiamo qui, e siamo contenti di averli i nostri graditi ospiti, 100 ospiti della Caritas, che io penso siano la prova più bella di quanto la Banca di Credito Cooperativo sia sensibile e con orientamento al sociale. E siamo contenti della loro presenza che arricchisce la nostra festa. Durante la serata sono stati poi premiati con una borsa di studio 39 soci o figli di soci che hanno concluso il loro percorso scolastico con il massimo dei voti. La serata è poi proseguita come di consuetudine con tanta musica e giochi, tra cui l'estrazione, per un socio fortunato, di una Fiat Panda e la tombola con tantissimi premi. Anna è arrivata proprio sul fondo della nostra urna, sta facendo veramente il lavoro molto scrupolosamente. Brava Anna! Si aggiudica la Fiat Panda nell'edizione 2017 della Festa del Socio della BCC. Gabriele Santucci. Gabriele Santucci! E il premio è stato assegnato. Di dove è lei?
di Civitella Casanova. Questa è la frazione. Allora, questa panna la utilizzerà lei, la lascerà guidare a controllo alla famiglia? Alla famiglia, penso. Boss.